Il film, il documentario che aveva portato faceva parte di una serie Primo Piano e il documentario era dedicato a Philippe Pétain, come sapete il rappresentante del collaborazionismo in Francia nel periodo di Vichy, nella Repubblica di Vichy. Quindi e in qualche modo si collega al grande film che state per vedere ed è un ricordo importante quello che il documentario del 1965 dedicato a Philippe Pétain ottenne il premio Il Leone di San Marco per il miglior documentario e poi si arriva appunto al 74 con questo grande film che state per vedere. Ringrazio prima di poterle con grande emozione e piacere poterle passare il microfono. Ringrazio il Centro Sperimentale Cinematografia Cineteca Nazionale che ha con Cinecittà Istituto Luce deciso di curare questo restauro e di finanziarlo. Ringrazio Pasquale Cuzzupoli del team tecnico dell'Istituto Luce e Federico Savina del team tecnico del Centro Sperimentale. Ringrazio Daniela Curro, conservatrice della Cineteca Nazionale, e ringrazio Italo Moscati, che è qua in sala con noi, che vi prego di applaudire, sceneggiatore, co-sceneggiatore del film e autore anche del progetto. Grazie di cuore a tutte le persone che ho citato. E adesso ecco, invito Felice Laudadio, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Enrico Bufalini, direttore dell'area cinema documentario e dell'archivio storico, e infine Liliana Colani a raggiungere il suo palco. Volentieri, buongiorno a tutti e benvenuti e grazie di essere qui per questa secondo appuntamento col Centro Sperimentale con Luce per i restauri presenti a Venezia. L'altro, come sapete, ha avuto una grande accoglienza da parte vostra, vi ringrazio. Era La morte di San Lorenzo dei fratelli italiani. Il film di Liliana, i film si vedono e non si commentano, non si introducono a mio parere, perché bastano le formidabili immagini di questo film a raccontare quel che voleva raccontare Liliana con i suoi due formidabili attori, Dick Bogart e Charlotte Rampling, a proposito della quale abbiamo fatto di tutto per tentare di averla qui con noi a Venezia, ma sta girando in Costa Azzurra con Paul Verhoeven ed era impossibilitata assolutamente a lasciare il set, come pure ha tentato di fare fuggendo, ma non sarebbe arrivato in tempo, forse con la vita. Ci sarà una proiezione ancora di questo film a Roma non so ancora quando, ma comunque in autunno, e sarà l'occasione per portare con noi anche Charlotte. Il film non ha, dicevo, bisogno di presentazioni, ci è parso come Luce, come Centro Sperimentale, doveroso riproporlo, così come riteniamo sia doveroso riproporre restaurati altri film di Liliana Calani, compresi i Francesco che tu citavi prima, in particolare il Francesco II, quello con Mighty Rourke, su cui cominceremo a breve a lavorare. Non ho altro da aggiungere perché non, così vi lasciamo al film. È un lavoro di squadra, il restauro è stato molto complicato, sotto la supervisione appunto di Pasquale Cuzzupoli. Mi piace ricordare che è stato fatto con passione negli stabilimenti di Cinecittà e mi sembra anche un caso singolare che, così anche come l'altro restauro che abbiamo presentato qui, La notte di San Lorenzo, sono due film che due capolavori che analizzano con stili completamente diversi un periodo però della nostra storia che ci ha segnato profondamente
che ci danno tanti spunti per pensare a come migliorare e far crescere la nostra società grazie a questi splendidori, grazie a Elena Cavani. Mi voglio ricordare, perché sono stato conosciuto in questo percorso, di questa proposta molto bella di restaurare il quartiere di Motte, che si può vedere restaurato solo nelle edizioni straniere, perché hanno fatto l'HD molto bene, eccetera, però in Italia non, nelle sale grandi così non è stato fatto ancora. Ringrazio l'Istituto Luce, Cinecittà, il presidente e amministratore delegato Roberto Cicutto, che non è potuto venire perché aveva una riunione importante, Enrico Bufalini, penso che Cinecittà abbia molto bisogno di aiuto perché è stata un pochino dimenticata, un po' rottamata negli ultimi anni. Il presidente Felice Laudadio, direttore e direttore della Cineteca e vice direttore Marcello Forti, supervisore del restauro Pasquale Pozzupoli, famoso per la sua capacità di restaurare e di dare veramente vita ai film. Che il cinema dipende molto dalla luce, questo lo sapete, e devo dire sono rimasta entusiasta, sono andata in Mondiola due volte, ma in Mondiola in proiezione ho visto che stava accadendo qualcosa di bello, era un pezzo che non lo vedevo sullo schermo. E quindi grazie veramente a queste istituzioni che in parte negli ultimi anni hanno dormito, ma c'è un risveglio e spero che continui. Grazie a queste persone che abbiamo nominato oggi, perché è molto importante, perché il cinema italiano è stato molto importante, non solo per il nostro paese. Grazie molto. Vorrei ricordare che un altro progetto vostro molto importante è Cinecensura, che è molto importante anche per le di notte, certo. Perché sul sito vi invito ad andare, chi non l'ha ancora visto, si chiama cinecensura.com, e è fatto in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ed è possibile ripercorrere le vicende dolorose, tragiche, assurde che hanno accompagnato l'uscita in sala di alcuni grandi capolavori. Poter proporre adesso il quartiere di notte finalmente senza questi problemi di uscita, di censura, e proporlo anche alle nuove generazioni. Qua in sala abbiamo la giuria di Venezia Classici. Vedendo il film si possono rendere conto che la motivazione della censura per il dittatore di 18 anni, io sono andato in censura, il regista aspetta fuori, poi dopo lo chiamano e dicono perché, era perché c'era una scena d'amore in cui la donna era sopra. Anche io ho risposto che capita. quello che ha seguito il film sostanzialmente, Bob Edward, un americano che aveva lavorato per la Fox prima di venire in Italia con la Quinta Armata, sposato una romana, stava lì ma lavorava per la Fox, e a metà film non hanno più soldi e ci hanno mandato a casa, mi ricordo detto e dice oddio si va a casa e Charlotte come a casa, lei aveva un bambino che aveva 3 mesi. E allora lui ha chiesto a chi Marcali che montava il film, che avrebbe dovuto montare il film, di fare un centone, lo portava l'amico dell'United Arts di Parigi e che ha dato i soldi, abbiamo finito il film. E poi il film è andato a Parigi e quello dell'United Arts ha detto no, non andiamo a casa, non cerchiamo neanche, usciamo subito, è uscito, ha avuto un successo, è uscito per fortuna in Francia, e per fortuna in Francia invece è subito stato apparso per quello che era, cioè col titolo Il portiere della notte, perché questo era una notte d'Europa che continuava 10 anni dopo la fine della guerra, vedrete il perché.
Grazie, grazie ancora. Speriamo di avere il prossimo anno un altro suo grande film. Grazie, buona visione a tutti.